Buongiorno, stamattina ci stiamo incamminando verso il secondo settore, diciamo, delle grotte, quelle dalla parte belga della collina di Sint-Pieter, sempre in compagnia dei nostri amici olandesi, Wim, collaboratore del centro studi Triplice Cinta per i Paesi Bassi, Rob Eckert, la nostra infaticabile guida, infatti lo vediamo con la lampada, con la lanterna magica che ci illuminerà gli interni delle grotte che sono, come abbiamo visto ieri sera, completamente immerse nel buio, non essendo attrezzate di elettricità, come è giusto. E la moglie di Wim. Con noi c'è anche Angelo Marchetti, che è un altro collaboratore del centro studi, e poi io, che sono sempre la inarrestabile Marisa. Ci stiamo un pochino anche rendendo conto di questo paesaggio pittoresco, decisamente immerso in questa leggera nebbiolina che rende tutto molto soffuso, diafano, quasi irreale, come irreali sembrano proprio queste grotte al loro interno. Andiamo, incamminiamoci e vediamo come sarà. Ecco, stiamo salendo lungo questo sentiero boscoso e vediamo che alle pareti ci sono delle scritte che i vari visitatori, gli escursionisti hanno lasciato. Ecco che iniziamo a vedere delle pareti rocciose. Inaspettate in questo bosco. Proseguiamo il nostro sentiero che ci deve portare all'imboccatura della caverna. È un sentiero abbastanza stretto, immerso nella vegetazione, e alla nostra destra scorre il fiume. Perdiamo neanche una scena di questa esperienza troppo bella. Ok. E ci siamo. Adesso Rob deve caricare la lampada all'acetilene, che è l'unica che ci permetterà di stare nella grotta per un tempo prolungato. Marco, we have to see it like this. That is Holland. Mm-hmm. So you're standing in Holland. This is Belgium. Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. But this is the French part of Belgium, and this is the Dutch speaking part. The Flemish part. Okay. Flemish part. Avete capito, no? Che questo è il punto che dice i punti cardinali. Qui c'è il Belgio e invece di qui c'è l'Olanda e Olanda. This is Holland. Belgium.
the French speaking part. Okay. French part and the da questa Dutch parte Flemish. Parlano il francese e da quel lato invece parlano. Ok. È un punto molto importante, quindi, che segna il confine, the frontiers. This is a marker. La grotta ci sta dicendo Rob è ben più alta rispetto a quella che abbiamo visto ieri sera. È veramente alta. Guardate i corridoi come sono vasti, alti e larghi. E anche qui sono tutti ricoperti da scritte, incisioni con vari colori. E questi, ha detto Rob, sono anche più vecchi rispetto a quelli che abbiamo visto ieri. This is a water pipe for an earlier mushroom factory. Ah, okay. Happening here. Ah, okay. We have a lot of markings on the ceiling and we don't know why, but you see there one. Ah, ok, eccolo. Anche il fotografo. No. Yeah. Niet dat mooie stalletje, ik bedoel dat komt. Dat is het water van de bisschop van Luik. This is This is the oldest inscription. È la più antica iscrizione. We know for sure. Che avete. This is 1468. We know because the university. Okay. I had some contacts with the university in Nijmegen. Okay. And they sent some people and they took C14, you know C14, carbon dating? Mm. Carbon dating, hoe leg je dat uit? Koolstofdatering. They took a monster of the material. Ecco, l'iscrizione che abbiamo appena visto suscita diversi interrogativi perché è vergata in uno stile gotico particolare che a quel tempo, nel 1468, utilizzavano i monaci oppure delle persone colte ed è anche in latino, mentre invece le altre iscrizioni non hanno questi caratteri così raffinati e c'è quindi da domandarsi il perché. E è uno dei tanti misteri e dei tanti interrogativi che queste grotte suscitano, chiaramente, perché sono un museo ipogeo a tutti gli effetti, uno per il grande lavoro che i minatori hanno fatto, tecniche di lavorazione, di estrazione, di trasporto dei blocchi. Un mondo sotterraneo che rivela poi tutte queste
testimonianze del passaggio di vari individui che hanno pensato di lasciare vari messaggi dal semplice autografo a dei disegni veri e propri. Ecco, andiamo a vedere qui adesso cosa abbiamo. Oh, via, via. Yeah, the Benic. Look, Wim. Il caduceo. It's not mine, Wim. Wim. Not mine, also. Bellissimo. This is Eva. Eva in the Garden of Eden. The snake, the temptation of the snake. That's another one. Bellissimo, guardate. Eva e il serpente del paradiso terrestre and the pentacle. That's not a pentacle. That's the star of Maastricht. It's a symbol of Maastricht. It's a symbol. Ah, però. Bellissimo. This is also very old. We think also. Looking into a mirror, I kijkt in de spiegel. Nee, dat is een narrenstok. Ja, toch? Ja. Ja, maar toy. Kom. Vroeger had je narrenstokken, die hadden narrenstokken en daar stond een poppenhoofd op. Ja. Dus dat is feitelijk zijn evenbeeld. Dus ja, het zou kunnen. Continuava ancora. E quindi ci sarebbe stata forse la spiegazione per queste scene che adesso non si riesce a spiegare molto bene. Qui forse sì, doveva esserci another wall, un altro pezzo di muro. E insomma, non c'è una spiegazione per tutto, anzi, come abbiamo avuto modo di sperimentare durante le nostre ricerche, ci sono cose che a volte dobbiamo prendere così come le vediamo, così come sono e accettarle senza fare troppi giri mentali, perché potrebbero essere fuorvianti e sbagliati. Guardate questa scena com'è bella. There is a devil. Yeah, at the left is a devil. Oh, okay. And on the right there is a man or a woman. He sells his soul, l'anima, to the devil, because he has a bag with money. Ah. Yeah, leeftijd 19 jaar, maar dat heeft niks te maken met wat er boven staat. These are all appetizers for what you see later. This is just to get you. Thank you.
We don't know what it is, but... Pensate. Nee, dat is niet te ontcijferen. Maar we hebben ook, we have also something on the other side. Over here. At the right, man. At the right. Ecco. Dat is weer een figuur, een staande figuur, standing figure. Wat serieus, ik heb hier druiventrossen, wat zeg je? Ja, grapes. Grape. Grape. But the most beautiful part is over here. Ecco. Oh. Ik heb op mijn website deze panelen met een stijger gefotografeerd. En we hebben dus hier heb ik een hele hoge resolutie opname van. Waar je heel ver kunt inzoomen. I have this on my website. Huh? Thank you.
straordinaria è che fino a qualche mese fa ne avevamo scritto nel nostro sito dopo la segnalazione di Wim, ma ovviamente queste grotte restavano un'utopia, e trovarsi qui sotto proprio a questi disegni che hanno dato il via a tutto il meccanismo di organizzare e di venire in questa grotta è veramente emozionante. E io temo che questi blocchi su cui si trova prima o poi crollino. C'è una croce, un quadrato, la triplice, una piccola scacchiera, un'altra croce, una specie di re. Adesso cercheremo di farci dire qualche cosa di più da Rob, che attende lì molto pazientemente. Guardate, è una cosa favolosa. Con quale scopo avranno fatto queste... Ma sembra di essere Indiana Jones alla scoperta dell'ATC. Qui sopra abbiamo altri disegni. Bellissimi. Che corrono tutti lungo il bordo. There's a figure hanging around his neck, Benicio. On the gallow. L'impiccato. He is hanging. Yes. 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 On his neck. Esatto. And that is a crossbow. Oh. Yes, the sign of a crossbow. It was a guild, maybe, of crossbow men. Ah. You know, there's a crossbow. Die heb ik het nieuw opgezet. En dan krijg je dus het probleem. Dat als je die dan net opzet, dan draai je die vast. En die moet helemaal vastzitten, anders gaat die hier lekken. Dus een soort carburateur idee is dat. Je bent ook een reparateur van lampen. Ja, ja, dat is een hobby van me, die lampen. En de eerste paar keer aan en uitzet doen, dan... dat is messing, dat zet uit. Dus dat gaat op een gegeven moment gaat dat loszitten. Dus dan moet je dat even aandraaien. En normaal doe ik dat altijd voor ik de berg in ga, maar dat ben ik vanmorgen vergeten. Want het was wat laat, ik kreeg op een laatste moment nog even telefoon. En
Dat duurde allemaal heel lang, dus nu kunnen we meer. Nou, een hele collectie van deze lampen, zei je. Ja, ik heb al, van deze heb ik al 7. De 6 eentje heb ik al in de onderdelen in elkaar liggen. Ik heb ook nog een paar kopieklampen en zo. Dus, esperto in questo campo, quindi ci fidiamo pienamente di lui. Seguiamo insieme questa interessante lezione involontaria di un po'